E ciao Kiko, io sono Giona, e uno dei problemi principali per i ragazzoni, come per la gente bassa, come per la gente troppo alta, la gente troppo magra, sono le proporzioni. È un problema che accomuna tutte le persone che sono fuori gli standard di un manichino. Quindi, se non sei un manichino vivo, salvati il numero della sarta sul telefono, che sarà la tua più grande amica, proprio insostituibile. Ma come ovviare, come dribblare il problema di non essere standard? Che tu sia alto, magro, grasso, basso, largo, a righe, a strisce o a pois? La cosa fondamentale è essere onesti con se stessi, ok? Quindi, non importa quanto ti piaccia un capo, uno stile, un qualsiasi cosa, se sul tuo tipo di fisico non va, per me, tipo, gli stivaletti alti non vanno. Mi piacciono, certo, mi piacciono, ma mi piacciono sul manichino, su di me no. È così, sono quelle cose che ti devi rassegnare, sono quelle groci che ti devi portare appresso, è così. Come per te possono essere mille altre cose. Quindi la prima cosa è onesti con se stessi, capisci? Quali sono le cose che possono andare? Quali sono quelle che non possono andare? E se non possono andare? Amen. Se non possono andare, provi altri stili. Anzi, provi altri stili, ti spinge a provare nuove cose e non si sbaglia mai. Un'altra cosa, forse un po' più motivazionale. Allora, ho letto dei commenti dove mi chiedono trucchetti, no? Trucchi e strategie per nascondere determinate zone del corpo. Ragioniamo un attimo su quello che ho detto. Nascondere determinate zone del corpo. Nascondere, vuol dire che gli metti su qualcosa, ma rimangono lì. Se è una zona che non ti piace, nessuno ti vieta di lavorare, allenarti, correre, fare qualsiasi cosa per migliorare il tuo corpo. Perché alla fine la gente percepisce l'attività fisica come un lavoro che ti dà dei risultati. Come può essere un lavoro in banca? Tu vai, lavori, ti rompi le palle, ma hai dei risultati. E la gente spesso attribuisce allo stipendio un valore maggiore rispetto al sentirsi bene nel corpo, nel proprio corpo. Non so se è proprio giusto, 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 no? Come ragionamento. Quindi che tu voglia perdere o prendere qualche chilo, prima cosa se stai approcciando per la prima volta il mondo dello sport, della palestra, del quello che sia, il maggior risultato ce l'hai in brevissimo tempo. Se tu devi perdere qualche chilo, in 6 mesi perdi una marea. Se tu devi prendere qualche chilo, in 6 mesi prendi una marea. Ma un consiglio che ti posso dare è non esagerare. Fai piano piano, perché a volte la foga iniziale, del momento iniziale, che ti spinge ad andare, mettiamo in palestra, 8 ore al giorno, tutti i giorni, o 4 ore al giorno, tutti i giorni. Spesso quella foga lì, iniziale, ti spinge poi a detestare subito dopo quella cosa. Quindi tu fai un full immersion, ma ti rompi subito le balle. Quindi se tu entri piano piano, ti prendi il tuo tempo, inizi ad abituarti e farti piacere quello che stai facendo, sicuramente quello è un approccio che ti garantisce una longevità maggiore. Ok, mi sono stato spiegato. E il fatto che tu riesca ad avere risultati visibili con, tra virgolette, poco sforzo in un periodo relativamente breve, quello spesso scaturisce una reazione a catena che, vedendoti meglio, ti fa venire voglia di fare di più. Quindi tu prova, al massimo non hai perso nulla, quindi prova, no? Aspetta che già sto sentendo, ma il lavoro non me lo permette, la mia ragazza vorrebbe che, non ho tempo perché... No, Ghicco, perché sono cazzo. Regia, mi puoi mettere una musichetta motivazionale, per favore? Quelle tipo da motivational video, sì, quelle... Grazie. Sono solo scuse, perché se tu vuoi fare veramente un qualcosa, il tempo per farlo lo trovi, che sia un'ora al giorno, che sia mezz'ora al giorno, che... Quindi se lo vuoi fare, non c'è nulla che ti vieta di non farlo. Mezz'ora. Quanto tempo passi? Vai sulle analisi del telefono e dimmi quanto tempo passi su Instagram. Sicuramente più di mezz'ora. Ho ragione? Quella mezz'ora la puoi usare in modo più frequent. C'è una frase bellissima che dico della Nike. La Nike mi piace per il suo slogan, che è Just Do It. È bello e potente proprio perché sono 3 parole semplicissime che contengono. Ma lasciamo stare. Comunque, c'è una frase fighissima della Nike che dice: Yesterday you said tomorrow.
giusto? Quindi ieri hai detto domani. Oggi cosa dici? Domani. Allora campa cavallo e l'erba senza, no? Visti? Perché se pensi che ci sarà un momento migliore di quello di adesso, ti sbagli. Perché quando il momento era peggiore, una settimana fa, aspettavi il momento di oggi e oggi aspetti il momento che sarà ancora migliore. Non c'è mai un momento migliore. Il momento migliore è adesso. Più semplice di così. Però siamo già a mezz'ora di video e ancora non ho parlato di consigli per ragazzoni, giusto? Scusa, ti chiedo scusa, colpa mia, però sono cose che poi minchia mi danno la testa quando vedo... Vabbè, andiamo a chicco. Punto numero 1, nascondere le maniglie dell'amore. Se sei uno che abbonda sulla zona dei fianchi e quindi ha quella bella cicettina sui fianchi, una cosa che puoi fare è, fortunatamente per te, è un trend che sta di nuovo prendendo piede tra le ragazze già da anni, ma i ragazzi si sa che arrivano sempre in ritardo. Così, è la verità. Puoi usare jeans a vita media o a vita alta. Questo perché riesce a compattare un po' quella zona e nascondere un po' quel difettino. Al contrario, i pantaloni a vita bassa stringono sotto la zona X e stringendo sotto la zona che vuoi nascondere, la stessa zona viene enfatizzata. Perché è così. Se tu stringi un qualcosa, la cosa subito vicina viene apparentemente più grande. Appare apparentemente più grande. Il concetto è un po' il ma come fai ad essere così bello? Semplice. Vado con gente più brutta di me. Così è. Esattamente come il se accentui la larghezza delle spalle, il tuo torso diventa subito più tornito. È perché proporzioni. Chico, sono sempre le proporzioni che... è quello, lo stile è quello. Colori, proporzioni. Tutto lì. Punto numero 2, evita tutto ciò che è skinny. Qui il trend gioca a tuo favore perché tutto ciò che è skinny ormai è passato, ma se vuoi una spiegazione, prova a immaginare un ragazzone con un paio di pantaloni skinny, ok? Gambine molto molto strette, subito va ad accentuare tutto il resto, quindi soprattutto la zona dell'addome. Il concetto è quello del punto primo. Il concetto è sempre quello. Punto numero 3, evita di indossare solo una semplice t-shirt. Perché? Ci arrivo. Quando ho parlato nel mio primo video di come dovrebbe calzare una t-shirt, ho enfatizzato il fatto che nella zona del petto dovrebbe essere ben avvolgente. Perché? Perché tutto ciò che tocca la stoffa risulta più pieno, ok? Se sei un ragazzone pianotto, queste zone possono essere le tette e l'addome. E se queste sono zone che non ti fanno sentire a tuo agio e che vorresti far vedere di meno, ci butti su una giacchettina, tipo una giacca in jeans, qualcosa di leggero che primo va ad arricchire il tuo look e secondo va a nascondere queste zone roffe. Punto numero 4. Indossa un cappotto o una giacca di un completo, un blazer, ok? Perché? Questi sono capi molto strutturanti. Cosa intendo con capo strutturante? Che a differenza di una t-shirt che ti si modella addosso, sei tu a dare forma alla t-shirt, il cappotto fa l'esatto opposto, quindi è lui che dà la forma al tuo fisico, quindi enfatizza molto le spalle e la magia quando è che avviene? Avviene quando ha bottoni. Minchia, quando ha bottoni ti dà, se il cappotto ha un taglio slim, ti dà proprio la forma del cappotto. Proprio così. Punto numero 4 e mezzo. Perché gli ho dato solo mezzo punto a questo punto? Punto? Diciamo che quello che sto per dire aiuta, sicuramente sì, ma se ne avessi bisogno non penso sarebbe una roba che farei. Perché mi sembra tanto un barare. Sto parlando di una maglia comprimente. Dico che non so se seguirei questo punto perché mi sembra proprio un barare. Mi sembra un nascondere qualcosa che realmente non sarebbe da nascondere, a meno che non lo vuoi tu. Ma mi sentirei un po' come Cenerentola. Sì, momentaneamente sono una principessa, ma a mezzanotte ritorna tutto come prima, no? Diciamo che non mi piace, queste robe non fanno tanto per me. Poi è una soluzione, sicuramente sì. Se vuoi puoi assolutamente indossarla. Il funzionamento sta nel nome, è una maglia comprimente, comprime il tuo corpo, perché è una maglia molto stretta, poco flessibile, cerca di malleare il tuo corpo. Ma non mi piace, a me non piace. Io te lo faccio presente perché è giusto che te lo faccia presente, ma non mi piace. Siamo arrivati all'ultimo punto, il punto numero 5, che è indossa più strati, vestiti a strati, ma con un'accortezza.
Questi capi non devono essere troppo spessi, non devono dare troppo volume. Facciamo qualche esempio. Puoi indossare tranquillamente una camicia di flanella che va a nascondere quelle zone che potrebbero accumulare più grasso. Puoi una giacchetta in jeans aperta che, oltre a nascondere quelle zone, se la lasci aperta, crea una linea verticale. Il fatto che sia aperta, una giacca aperta, una camicia aperta, un qualsiasi cosa, attira più l'attenzione verso il centro che non sui lati, sui fianchi, per capirci. Molto bene, Kiko, questi erano 5 consigli per i ragazzoni. Ehi, ragazzone, ragazzone! Se il video ti è piaciuto mi fa piacere, se l'hai trovato utile mi fa ancora più piacere. Nel prossimo video non so cosa tratterò, non perché non ho nulla da trattare, ma perché non mi ricordo in scaletta cosa avevo messo. Adesso vado dalla mia assistente e glielo chiedo. Poi devo parlare col manager, devo parlare col commercialista e devo parlare anche Con Dio. Aspetta che mi sta chiamando Bill Gates. Pronto? Bill!